10 anni, e voglio solo dire una cosa, tanta coerenza nei nostri propositi, tanti incontri, penso che la vita sia fatta di, alla fine, di incontri. Celebriamo la letteratura che dà qualcosa al cinema e i registi che sono capaci di trasmettere queste emozioni. Siamo molto felici questa sera di essere a Mantova, è la nostra 10ª edizione, un festival che nasce nel 2007 in quel di Ostiglia, quindi un momento di orgoglio, un momento di felicità che festeggiamo e celebriamo insieme a ospiti importanti che sono pronti questa sera per salire sul palco e portare come gli altri negli anni la loro esperienza, la loro vivacità, la loro cultura, la loro arte e la loro curiosità che trasmetteranno a tutti noi. Questo è il senso e il valore del premio, l'abbiamo difeso, salvaguardato, e è cresciuto e si è consolidato. Tanti ringraziamenti vanno fatti quest'anno a tutti coloro che l'hanno fatto crescere, quindi dal comune di Ostiglia che li ha accolti e con noi ha perseverato in questa sfida, in questa importante iniziativa. I tre film che sono stati sottoposti al nostro giudizio sono tre ottimi film tratti da tre ottimi testi, e quindi è stato molto difficile. E in generale si dice sempre che da un bel testo è difficile che venga un bel film, invece questi tre autori hanno dimostrato che è possibile, quindi insomma mi pare giusto qui, questo festival che dura da anni, celebrare questo sano connubio tra parola e immagine. Le donne sono precise fin da piccole, sanno quello che vogliono, qualsiasi cosa facciano, ci si mettono con molta serietà. Insomma, io mi sento sempre più indefinito delle mie amiche. Stavo con una ragazza che studiava medicina. Lei si vedeva già nel reparto con lo stetoscopio al collo e faceva progetti di viaggi, di vacanze, di case. Poi, una sera, ho incontrato una donna più adulta, matura. E abbiamo passato la serata a parlare di come avrebbe voluto cambiare tutto nella sua vita. Il film nasce da questa commedia teatrale che ha avuto un grande successo, messa in scena con Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti. Poi abbiamo cambiato il cast e come film abbiamo cambiato anche il titolo, che è Qualcosa di Nuovo, con Micaela Ramazzotti e Paola Cortellesi. È stata un'esperienza bella perché c'è stata proprio una trasformazione, mantenendo lo stesso tipo di clima, un clima comico, però anche sul rapporto tra uomo e donna oggi, però abbiamo ritrovato proprio è cinema. Prima era teatro e poi è cinema. È molto interessante il rapporto tra scrittura, libro o teatro e il cinema, perché è proprio il cambiamento che è interessante, mantenendo la stessa trama però cambiando completamente il registro. A me piacciono molto gli uomini, sai Maria? Anch'io desidero avere un compagno. Ma che ci vuoi fare? Sono esigente. Non mi adatto facilmente col primo che incontro per strada. Perché io secondo te mi adatto col primo? Senti Maria, vuoi che ti dica la verità? Un po' migno... Un po' leggera sei. Stai per dire mignotta, tutto sentito sai. Ho detto leggera. Ho detto leggera. Senti Lucia, ma che male c'è? Scusa, se uno non piace ci vado a letto, punto. Non vado a caccia di sentimenti a tutti i costi. Leggo la motivazione della giuria. Perfezione, pazzia, spensieratezza, serietà, maschi, femmine. Il testo e il film della Comencini diverte con lo scontro fra opposti e il suo intreccio comico. Grazie. Mi sono fermato in mezzo alla strada a guardare un bambino che correva e la risposta è sgorgata nitida. Sapevo da sempre com'era morta, ma avevo deciso da subito di non volerlo sapere. Sarebbe stato troppo e forse lo era anche adesso. Fai bei sogni è la storia di Massimo Gramellini, che è un giornalista e che ha perso la mamma quando era molto piccolo, ed è la storia di come lui ha scoperto come è morta la mamma, ed è la storia di un'assenza, perché questa donna non c'è più, e di quanto tempo lui ci ha messo per accettare sia la scomparsa della sua mamma che poi il momento in cui l'ha scoperto, insomma, che cosa è successo dopo. Mamma, svegliati. Mamma, svegliati. Svegliati. Ti stanno portando via. Mamma, svegliati, svegliati. Ti stanno portando via. Mamma. 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 Esci fuori, mamma. Ti stanno portando via, mamma. Mia madre è morta così. Un infarto fulminante. Soffriva di cuore?
No, che io sappia no. Però era stata operata per un tumore al seno. Non c'è relazione tra le due cose. Che età aveva? 38 anni. 38 anni, se non ci sono cardiopatie. E poi cosa sarebbe un infarto fulminante? Non lo so, mio padre l'ha detto così. Il toccante racconto autobiografico di Massimo Gramellini è tradotto da Bellocchio con delicati richiami alla storia italiana che tra televisione e realtà ha fatto da sfondo alle vicende del piccolo Massimo, orfano di mamma a 9 anni. Un insegnamento per i lettori e per il pubblico, un invito a liberarsi dagli incubi del passato. Un bravissimo Mastandrea che si fa portavoce del dramma e dell'inquietudine di una vita costruita su finte verità. Fai bei soldi. Ho espresso un parere positivo per un film che secondo me meritava molto di più di quello che ha ottenuto e che aveva grandi meriti e che non è stato a mio avviso sostenuto in maniera giusta quando è uscito. Mamma, hai detto bene, sono viva. Lascia che lo rimanga almeno un po'. Sorrise più tenera che ironica. Adria le fece il verso e tirò fuori dalla busta cataloghi e libri, dischi, un peluche sporco e malmesso, fumetti, fogli di carta per origami e biancheria intima psichedelica. Così ti tieni occupata questa testa piena di sogni e puoi viaggiare, uscire da qui. Questo posto non fa bene ai tuoi occhi affamati, vero bimba mia? Il film ovviamente tradisce il romanzo e ne conserva, credo, lo spirito che Marta aveva voluto dare alla storia. È difficile dire, io so che il romanzo aveva una qualità e una personalità nella scrittura, però appunto sono quattro ragazze che compiono un viaggio insieme ed è curioso come in realtà, pur essendomi allontanato in parte dal romanzo, ci si sia tutti entrambi riconosciuti nella validità del lavoro fatto dall'uno e dall'altra. Quattro amiche, che è di formazione, crescita e consolidamento, un percorso reale e simbolico in quella speciale fase dell'esistenza umana. Questi giorni di Giuseppe Piccioni, colore della giovane Marta Gramellini.